Oggi è 7 marzo 2020, c'è stato appena l'incontro che è stato fatto dal gruppo Liberiamo l'Italia. Dobbiamo partecipare anche noi come Alba Mediterranea, The Walk of Change, Orazio Fagnani e Andrea Libero Gioia. Purtroppo, come noi, anche altri non hanno avuto la possibilità di parlare in questa diretta che è stata riportata anche su Pandora TV di Giulietto Chiesa e su BioBlu. E noi siamo qui adesso fuori, appena finita la diretta, abbiamo voluto fare un video scusandoci con le persone a cui abbiamo promesso il nostro intervento, avremmo voluto parlare, insomma, naturalmente con la nostra presenza anche di quello che sta succedendo oggi in Italia, avremmo voluto dire la nostra. A parer mio e penso anche del tuo, Orazio, delle assolutamente coordinate, sincrone, anche intonate, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, un sincronismo perfetto e una modalità in sintonia, così lo dite tutte musicalmente, diciamo di tantissimi punti di vista diversi, sfaccettature su una stessa dialettica e uno stesso argomento, diciamo centrale, su cui poi ci sono stati vari diciamo, chiavi di lettura, ma ci dispiace molto perché in questo contesto quello che avremmo voluto dire noi, che anche ho scritto già molti anni fa a questo riguardo, anche nel mio libro Arma letale, ovvero cambiale sociale, dove al capitolo 31esimo parlo della finanza, del delirio della finanza e della mistificazione messa in corso negli ultimi decenni per la trasfigurazione della persona, dell'individuo, dell'umano perdente nei confronti dell'egemonia da parte della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, soprattutto con la finale visione catastrofica di questa possibile società dominata dall'intelligenza artificiale a scapito appunto della schiavizzazione dell'essere umano e poi dell'estinzione dell'essere umano. Quindi questa è la diciamo, prospettiva che ci arriverà inesorabilmente se non incominciamo a progredire come diciamo, società solidale e partecipe a questa lotta contro la massoneria degli illuminati e delle comunque classi dominanti finanziarie che stanno destinando a questo futuro d'inferno la classe, il genere umano. Quindi questa è diciamo, l'integrazione che avrei voluto dare io a questa conferenza, a porte chiuse che c'è stata. Bisogna dire allora due parole, spezzare una lancia in favore di chi qualche giorno fa nel diciamo, incontro di coordinamento di questi movimenti che poi hanno portato a questo incontro di oggi, molti di quelli volevano fare una manifestazione di dissenso assoluto, appunto disobbedendo al decreto legge di qualche giorno fa che proibiva e limitava gli incontri di qualunque genere, sia pubblici che privati, e quindi organizzare un incontro alla faccia del cazzo di questa gentaglia qui che di fatto ha imposto un ordinamento di codice militare in atto, diciamo, seminascosto, Ricordiamo occultato, che purtroppo, ma essendo in un luogo pubblico, anche un albergo, magari con le difficoltà che si sono certo, ma quelli trovate, come noi che combattono il regime da 30 o 40 anni se ne sarebbero strafottono. stati pronti comunque a vedersi Facciamo un e nome andare fra tutti, avanti. una come Nicoletta Forcheri, che con cui litigo tutti i giorni che la vedo, tutte le volte che la vedo, però anche lei aveva sicuramente capito bene che bisogna dare una dimostrazione di disobbedienza Come civile. anche Nino Galloni, lo stesso Ecco, professore Nino Galloni gli aveva detto la stessa cosa. noi ovviamente lo facciamo perché, come vedi, siamo in due, ci vogliamo bene, ci Molto, scambiamo i batteri, i molto più virus. vicini di un metro, molto più vicini di un metro, e qui Orazio Fagnani, insomma, non è proprio un giovanotto, visto che dicono che questo famoso coronavirus attacca proprio gli anziani, invece sta qui, ecco, sano e vegeto, facendo capire che magari è tutta una Fanno, manfrina. Anzi. muoiono solo con anche il coronavirus, non per il coronavirus, cioè vale a dire che la gente muore anche non come mosche, ma molto saltuariamente, sporadicamente,
perché magari c'ha un ictus in corso, perché c'ha un enfisema polmonare, perché c'ha un cancro imbattibile in corso da magari 10 anni, cioè cose del genere, perché altrimenti la gente non muore come non muore solo di influenza stagionale. Muore di influenza stagionale perché si è beccato la polmonite o la bronchite acuta, oppure, che ne so, perché ha malattie congenite di altro genere, ma per quel motivo, non per l'influenza stagionale o per la coronavirus. Capiamoci bene. No, come testimoniano poi tantissimi personaggi influenti della cultura medica italiana e internazionale. Esatto, che fanno, a differenza del pensiero unico, non fanno passare che si muore per il coronavirus, ma con il coronavirus, perché essendo comunque un virus influenzale, andiamo a analizzare i numeri delle persone che muoiono per una semplice influenza, cioè persone che magari sono arrivate all'ultimo stadio, che hanno magari una difficoltà a livello anche respiratorio importante, oppure piuttosto che sono arrivate a una certa età dove magari il sistema immunitario è andato a farsi benedire. È normale che basta una semplice influenza, ma anche un semplice raffreddore, per mandarli purtroppo al camposanto. Noi a questo proposito facciamo i più sentiti auguri al nostro caro vegliardo, esatto, Giorgio Vitali, esatto, professor Giorgio Vitali, che si sta smaltendo una influenza, non si sa se aviaria, corona, H1N1 o che cazzo volete voi, ma c'ha l'influenza. Quindi facciamo veramente, ecco, i prossimi auguri di pronta guarigione al più presto a Giorgio Vitali. Vai avanti. Continuando, appunto, oggi era una giornata molto importante anche per definire non soltanto quello che è stato ben sottolineato e definito rispetto all'argomento del MES, che è praticamente ormai il passo successivo che vedrà l'Italia purtroppo protagonista in questo momento, se non ci sarà un blocco immediato, come è stato poi richiesto da tutti i presenti oggi, di un appuntamento così importante, dove comunque ricordiamo che il MES, che è il meccanismo economico di stabilità, è stato un sistema a ricattatorio nei confronti del paese che c'entrano, che è stato già denunciato. Noi l'abbiamo correlato anni fa, 3-4 nel proprio 2014, l'alta mediterranea. Quindi questo per dire che noi avevamo già ben capito perfettamente dove sarebbe andato a parare, esatto, uno strumento così demenziale e arzigogolato, inficiato in tutte le varie maniere. Però perché diventa così fondamentale far capire il meccanismo ora, in questo momento di crisi e di emergenza, che forse poi, ecco, bisogna definire perché è stata creata? Allora iniziamo a scovare una delle ragioni, che potrebbe essere pure il fatto di mandare in default il nostro paese, mandarlo per gambe all'aria, perché questo è quello che sta avvenendo. Io mi è piaciuto molto prendere dei dati, per esempio, proposti dal dottor Malvezzi, no? Il dottor Malvezzi giustamente parlava del PIL, cioè del prodotto interno lordo italiano, e parlava per esempio della Lombardia, che ha un prodotto interno lordo più o meno di 390 miliardi l'anno. Per esempio del Veneto, che in questo momento è completamente bloccato, di 163 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo annuale, dell'Emilia Romagna di 161 miliardi, del Piemonte di 137 miliardi. Insomma, per farla breve, queste quattro regioni che in questo momento, diciamo, sono quelle più bloccate, chiamate zona rossa, dove dovrebbe esserci questo, diciamo, interpretata per il comune sentire come la zona di circoscrizione della malattia del coronavirus, esatto, in realtà è la circoscrizione di queste quattro regioni, che sono la metà del prodotto interno lordo italiano. Motore trainante, anzi direi il motore trainante di questo paese, e appunto adesso quella manovra fiscale che è stata fatta in fretta e furia dal governo, che inizialmente proponeva 3 miliardi, poi passati a 3 miliardi e 8 e poi diventati 7 miliardi, è veramente un qualcosa che veramente non va assolutamente a migliorare la situazione. E questo ancora più collega al discorso che facevamo con il MES, e quindi a breve, se non ci sarà veramente una presa di consapevolezza rispetto a quello che sta avvenendo, vorremmo veramente fare default e fare la fine, ecco, della Grecia. Ecco perché è il momento di incominciare a introdurre e cambiare il programma. Assolutamente. Perché in questo momento c'è l'esigenza, la recrudescenza della crisi economica, certo, la consapevolezza, la presa di coscienza da parte degli imprenditori e delle imprenditoria più illuminata, che stanno chiudendo i battenti, più attenti, perché da una parte stanno chiudendo i battenti in piena recessione, ma dall'altra si rendono conto che tutte le chimere che erano state inseguite e decantate dal potere dominante fino a oggi,
delle istituzioni o delle apparati privati erano comunque irreali e comunque assolutamente false, e quindi vanno sostituite con dei nuovi parametri, cose che noi possiamo proporre e immediatamente far diventare attuabili. Ecco, questo è il momento clou, il momento catartico, come dicevano, si diceva una volta in televisione. Assolutamente, poi magari faremo un'altra registrazione in merito alla cambiare sociale, al reddito di cittadinanza universale, che è stato preso con un sistema auritiano rispetto a quello che potrebbe essere collegato a un sistema che va completamente a scardinare il sistema neoliberista attuale capitalistico, ma che andrebbe a riavvicinare i popoli, quindi proprio il concetto contrario rispetto a quello che ci fanno fare oggi, dove ci rinchiudono dentro le case e non ci permettono di stare più vicini di un metro, e questo per far capire proprio che hanno paura di una solidarietà di un popolo che si unisce. Allora, in un momento così di difficoltà è proprio quello che dovremmo dimostrare, proprio quest'unità di popolo che decide di disobbedire a dei diktat che oltretutto sono state delle imposizioni che sono arrivate in base a qualcosa che non è stato neanche confermato. No, comprovabile. Esatto. Esatto, quindi si parla sicuramente di un virus, qui bisogna fare attenzione, non parliamo del fatto che non ci sia un virus, è la tipologia di virus e dei danni che può realmente fare, che invece diventa un qualcosa che va a creare un'isteria di massa collettiva, e quindi quella paura di morire ingiustificata. È per questo che noi siamo qui, per dire sempre e comunque, come ha sempre fatto la Mediterranea negli ultimi anni anche del Walk of Change, e per questo ci trova qui uniti oggi, a dire che dobbiamo assolutamente smettere di avere paura. Non bisogna avere paura, allora, ma bisogna essere fermi, presenti a se stessi e reagire. Parlo di me, e lui poi se ha qualche episodio da raccontare. Io personalmente sono morto fisicamente 5 volte e rinato 6. Posso avere paura io? È impossibile, cioè se io sono lucido e coerente e ho un afflato di lucidità, non posso avere paura, perché ho passato talmente tante vicende e talmente tante traversie nel corso della mia vita, come anche tanti altri, per carità, forse anche più di me, ma io posso dire che sono morto 5 volte con trauma cranico o quant'altro, o addirittura, come si dice, in coma anche addirittura una volta a 3 anni in coma etilico, sono andato a 3 anni, mi ero bevuto un boccione di quelli da 2 litri di mosto appena fatto, che mi piaceva. Da solo 2 litri di mosto mi hanno portato in coma, da alcol etilico a 3 anni, sono stato 3 o 4 giorni in coma. Questo per dire, insomma, che se ci deve essere una persona svalvolata, quello posso essere solo io. E quindi questo per dirne. Noi ricordiamo proprio per dimostrare che non abbiamo paura, che cosa è stata presentata da Alba Mediterranea e The Walk of Change in quest'ultimo periodo, e che ormai già più di 1 migliaio di persone in Italia, perché ogni giorno le stanno chiedendo e stanno aumentando di numero considerevolmente, di ora in ora, di giorno in giorno, una denuncia. Una denuncia molto importante. La querela per procuratore, mi dispiace, non lo sapevo, non l'ho portata presto. Una denuncia, querela per procurato allarme contro il governo Mattarella. Tutti i giornalisti delle radio, televisione e quant'altro che hanno enfatizzato questa notizia pompandola a iosa senza nessuna ragione e andando a perpetrare una serie di reati per procurato allarme e per diffusione di notizie false, tendenziose e immaginarie, oltretutto senza nessuna base logica e di quant'altro. Dopo aver fatto questo, che cosa abbiamo fatto? Per facilitare giustamente chi magari non mastica anche di denunce o di cose del genere, abbiamo dato la possibilità a chi magari meno appunto esperto nella materia, magari di prendere una denuncia già precompilata, praticamente, o meglio, già prestampata, semplicemente da compilare, e quindi l'abbiamo messa in un modello PDF e noi ve la possiamo spedire. Basta che ci chiamate al 347 63 44 215, o ci mandate un messaggio WhatsApp e la manderemo in PDF, oppure ci scriviate alla mail il cammino tutto attaccato e piccolo 2019 2019@libero.it, oppure anche al numero 391 142 0055, oppure all'indirizzo del mio indirizzo di posta elettronica Orazio Ferniani, senza punto, fra Orazio e Ferniani, @tiscali.it. Questo per far capire che se voi ci iscrivete, noi ve la rinviamo di riflesso immediatamente. Ma che cosa dovete fare? Prendete questo modulo che vi arriva, ok? Che è una vera e propria denuncia, che voi dovete stampare in triplice copia, adesso vi spiegherò perché. Dopodiché dovete mettere i vostri dati, dovete firmarla,
puoi portarla nella prima caserma dei carabinieri più vicina al comune limitrofo dove abitate, anche i vigili urbani. Sì, dopodiché, una volta che l'avete portata lì, presentate il tipico di copia, dovete essere provvisti naturalmente di un documento, di una carta d'identità o di una patente, e ci deve essere presente almeno un sottufficiale per l'accettazione di questa denuncia. Dopodiché vi diranno loro che cosa dovete fare nella procedura, sicuramente dovrete firmare tutti i fogli della denuncia, dopodiché vi lasceranno un foglio che dimostra, che attesterà che voi avete fatto la denuncia. E perché questa denuncia diventa così importante? Diventa così importante perché prima di tutto va a scardinare questo sistema di persone che non stanno facendo il bene e l'interesse comune di un popolo. Cosa importante, altrettanto importante, è che questa è, diciamo, una funzione prodromica, cioè di premessa, per poi presentare addirittura una richiesta di risarcimento di 51 euro a quelli che pagano il canone Telecom, il canone TV della RAI, perché appunto nel testo di legge dell'agenzia della AGCOM, dell'autorità delle competenti delle telecomunicazioni, è previsto che nel momento in cui anche la Mediaset, tutte comunque TV, rete di ma della RAI in particolar modo, tutti uguali, allo stesso modo, RAI perché ha anche una finalità etica oltretutto, essendo di proprietà dello Stato, ma anche le altre soggiacciono alle stesse leggi, quindi nel programma, nella legge, una delle tante leggi che legiferazione? No, determine. Ah. Le determine o determinazioni, adesso mi viene la parola giusta, emesse dall'autorità delle telecomunicazioni, prevede una sanzione gravissima di una cifra da decidere a seconda dell'entità del danno. Per esempio, tre settimane fa abbiamo fatto un'altra denuncia contro la RAI per il Festival di Sanremo, per le porcherie che sono state compiute sia dentro il Festival che all'esterno, e l'Authority è stata costretta a emettere una sanzione da 1,5 milioni a RAI. Era RAI che un milione e mezzo di euro di multa. Quindi alla RAI. La RAI rischia un altro 1,5 milioni, 2, 5, 10 milioni di multa. E in più deve risarcire ciascun cittadino che fa questa azione di reintegro del suo canone di 50 euro e qualcosa, va a tutto detrimento dell'immagine della RAI, e quindi anche un riconoscimento e una riconoscibilità da parte delle istituzioni della ragione portata avanti dai cittadini, che deve intervenire anche sotto il profilo legislativo. Per quello che riguarda appunto queste leggi illiberali e antidemocratiche che sono state fatte 4-5 giorni fa. Ma soprattutto questa denuncia rappresenta anche simbolicamente anche un forte messaggio di opposizione. Esatto, a chi in questo momento sta fornendo un diktat che, vi ricordo, va a precludere tutti i nostri diritti costituzionali. Quindi in questo momento non abbiamo la possibilità di utilizzare quello che è previsto dalla normativa costituzionale, ossia non possiamo applicare i nostri diritti e i nostri doveri che sono previsti dalla Costituzione italiana. E questo dimostra assolutamente a livello penale l'incompetenza, ma soprattutto il dolo che stanno portando questi politici, che oltretutto quando prendono un incarico istituzionale, parliamo di Conte come Presidente del Consiglio, come anche lo stesso Mattarella come Presidente della Repubblica, fanno un giuramento giurando di difendere sempre e comunque i valori costituzionali alla quale sono legati e sulla quale pongono questo giuramento per andare a ricoprire il ruolo istituzionale. Ma qui poi scivoleremo in una deriva che ci riporta alla ratifica del MES, alla ratifica dei trattati internazionali confliggenti con le libertà istituzionali derivanti dalla Costituzione, di delega dei diritti e delle sovranità a enti extranazionali, sovranazionali e quant'altro. Insomma, ci ricolleghiamo quindi a quel progetto che noi stiamo osteggiando anche in questa occasione qua appena conclusa dell'opposizione al MES. Beh, io a questo punto penso che abbiamo detto quello che dovevamo dire. Vi salutiamo, ci rincontreremo presto qui su Alba Mediterranea e The Walk of Change. Andrea Libero Gioia, sempre solo Orazio Ferniani, grazie.